Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate come tutti sapete da Assocamerestero. Le proiezioni dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo, di Enit, per tutto il 2020 vedono la montagna meno colpita dal trend negativo del turismo, quindi un meno 39% rispetto al 2019, rispetto alle destinazioni costiere che si fermano con un meno 51% e alle città d'arte con meno 49%, ma queste sono quelle più penalizzate soprattutto dai turisti provenienti da oltreoceano. Oggi il nostro focus è la Puglia. Parliamo di Puglia, regione con oltre 800 chilometri di costa che vanno dal Gargano a nord fino alle terre di Bari, scendendo per il Salento dove Santa Maria di Leuca, l'estremo sud della regione, divide il mare Adriatico dallo Ionio, per poi risalire su fino a giungere alla costa tarantina. Nostro ospite di OK Italia Parliamone oggi è il presidente del distretto nautico di Puglia, Giuseppe Danese. Buongiorno Danese. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Danese, dai 120 ai 125 miliardi. Questa è la proiezione sul valore dei danni causati dalla pandemia Covid-19 che subirà in Italia la Blue Economy nel suo insieme, ovvero tutto ciò che nell'industria, nei servizi, nella logistica, artigianato, turismo è riconducibile al fattore mare. La stima che ho appena detto arriva dal nuovo centro di studi Blue Monitor Lab, che si focalizza sull'economia del mare e punta soprattutto ad analizzare quelli che sono i fenomeni in atto nel settore. La media del lockdown in Italia per la cantieristica nautica è stata tra le 5 e le 8 settimane e questo ha comportato uno slittamento delle consegne delle imbarcazioni di circa 2 mesi. Molti cantieri hanno risentito purtroppo pesantemente di questa crisi, ma si tratta per lo più di realtà che già in periodo pre-Covid erano in qualche difficoltà, oppure dedicate a un prodotto di gamma media. Quello che si può identificare come invece alto di gamma o lusso pare non aver subito grandi ripercussioni se non ritardi nella consegna agli armatori. Danese, siamo pronti a recuperare il tempo perduto? Beh, vale il detto, quel che è perso è perso. E il tema è, stiamo rincorrendo i ritardi e stiamo cercando di accorciare quel gap che si ha tra il normale valore produttivo che avevamo gli altri anni e quello di quest'anno. In sostanza siamo tutti in perdita perché nel nostro settore chi più, chi meno è dovuto stare fermo. Lei sa che nel settore della nautica, specie da diporto, il comparto è frammentato in sotto dipartimenti, sotto comparti, per cui durante il Covid noi abbiamo avuto dei settori produttivi che sono rimasti aperti grazie ad alcuni codici ed altri che sono stati totalmente chiusi ed altri che hanno subito l'influenza degli uni e degli altri, tipo le marine. A questo punto chiaramente è un'analisi che si fa a macchia di leopardo, quindi abbiamo avuto comparti produttivi che in qualche modo ne hanno risentito, altri che hanno potuto mantenere un livello produttivo anche se più basso, però hanno continuato a lavorare, altri completamente fermi. È chiaro che stiamo rincorrendo, come ha detto lei prima, il ritardo. Ci sono aziende che non hanno potuto e non potranno compensare questo ritardo e ci sono aziende invece che lo hanno fatto, ma perché cambia il tipo di prodotto. Chiaro. Faccio un esempio, per la costruzione delle imbarcazioni nuove, ad un certo punto non sono proprio arrivate le materie prime. Per cui un produttore di imbarcazioni è stato impossibilitato proprio a poter espletare il proprio compito per mancanza di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli impianti, le componenti, per cui non aveva proprio la possibilità di andare avanti o di far lavorare i propri lavoratori. Chi si è occupato invece della manutenzione, dell'after sales, ha cercato un codice dedicato, cioè avendo la fortuna di avere un codice dedicato, ha potuto continuare a lavorare seppur anche in quel caso al 50%, perché comunque i materiali non arrivavano e continuano ad arrivare dei dati ed arrivano sbagliati. Per non parlare poi delle marine che sono state completamente piantate con il mercato che avevano, con quegli ormeggi
e quelli sono rimasti. Ricordiamo Danese che per lungo tempo gli stessi armatori non potevano neanche andare nelle marine a controllare le proprie imbarcazioni. Esatto, qui in Puglia solo dal 4 maggio hanno iniziato a poter andare a bordo delle proprie imbarcazioni. Questo poi ha fatto scaturire altri problemi di altra natura, di contenziosi e quant'altro. Lei si immagini una barca lasciata all'ormeggio senza nessuna manutenzione particolare o di management, che normalmente lo fanno i cantieri o le persone dedicate. Immaginate come le hanno trovate gli armatori dopo tutto il tempo del lockdown. Quindi di chi era la responsabilità del marina, di chi doveva gestire la barca, con chi aveva il contratto? Io non pago perché il tendinino si è rotto, ma il marina lo doveva curare, ma doveva venire il mio uomo che non l'avete fatto entrare. Cioè sono tutte piccole problematiche che per N imbarcazioni, N armatori, si è scatenato un altro mondo parallelo. Quindi appresso alla corsa a compensare il ritardo, ci sono anche questi piccoli, diciamo, come dire, non voglio dire contenziosi, ma queste situazioni che comunque hanno inquinato un po' quella che è la gioia di avere una banda. Questo è vero. Quindi molti armatori a un certo punto si sono scoraggiati e hanno addirittura abbandonato la nautica, vendendo la propria imbarcazione, ma neanche vendendo, svendendo la propria imbarcazione. Quindi andando a contaminare il mercato dell'usato, e quindi i mediatori marittimi hanno iniziato ad avere dei problemi anche nella vendita, perché un bene che valeva 10 veniva venduto a 8 o 7, perché chiaramente c'era il fattore psicologico, tra virgolette, della disperazione di abbandonare un qualcosa che non potevi seguire, e quindi, come vede, a cascata si è iniziato un circuito vizioso che chiaramente adesso si sta appiattendo, che stiamo ritornando quasi alla normalità. Sì. Sperando poi che questa normalità continui, anche se i media un po' di terrorismo psicologico stanno iniziando a farlo, e quindi c'è anche una contrazione del mercato in questo momento. Sì, questo è vero, perché c'è tantissima gente spaventata, perché veniamo bombardati di messaggi circa la ripresa della pandemia di qui a brevissimo. Esatto. E quindi la gente è terrorizzata per quello che può succedere. Le chiedo un'altra cosa, Danese: il distretto produttivo ha anche l'obiettivo di sostenere il settore della nautica e della portualità legate al turismo, che è altra importante componente del sistema economico della regione Puglia. Quali sono le iniziative che avete messo in campo per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei settori nautici connessi al turismo, per potenziare l'offerta e allo stesso tempo riuscire anche a migliorare la qualità dei servizi turistici regionali? Beh, guardi, devo dire che la Regione Puglia negli ultimi 10 anni è stata una regione molto molto attenta al turismo, non solo nautico ma soprattutto territoriale. Quindi è stata una regione che ha fondato o ha investito molte delle proprie risorse nel turismo, nella comunicazione turistica. Questo ha fatto sì che la Puglia divenisse negli ultimi anni una meta ambita dai turisti, soprattutto territoriali, turismo classico in sostanza. Noi del distretto della nautica ci siamo affiancati a questa politica con un progetto molto ampio e a lungo termine di internazionalizzazione, che abbiamo iniziato già dal 2011, appena il distretto produttivo è stato riconosciuto. La prima azione che ancora stiamo continuando, che ha fatto il distretto, è proprio stata quella della internazionalizzazione delle proprie imprese, e assieme alle nostre imprese produttive chiaramente ci sono i nostri marina, che sono gli alberghi delle barche. Qui abbiamo in qualche modo agevolato o affiancato gli imprenditori a queste azioni di compensazione di perdite, con delle misure emanate dalla Regione Puglia, di finanziamenti in parte a fondo perduto e in parte in percentuale, proprio per accompagnare le nostre imprese. Ce ne sono diversi, di diversa natura, e a seconda anche del settore produttivo turistico. Quindi in qualche modo c'è stata una reazione. È chiaro che per avere turismo dobbiamo avere anche la gente che viene da fuori, sia essa del nostro territorio italiano e sia estera o straniera,
Chiaramente lei sa che con la chiusura delle frontiere di altri paesi abbiamo avuto anche lì una contrazione dell'afflusso, anche se in questo ultimo mese devo dire c'è un po' una ripresa molto veloce. Non abbiamo sicuramente raggiunto i numeri normali, ma comunque si sta andando verso una ripresa. Qui la regione è stata accanto alle imprese e accanto alle imprese. Ci sono delle iniziative importanti, per esempio a settembre a Taranto si farà la Fiera del Mare, che è sponsorizzata totalmente dalla Regione Puglia. Le aziende possono partecipare al Salone Nautico in maniera totalmente gratuita, paga la Regione Puglia in sostanza, perché questo è un segnale importante. Molto. Lì dove saloni non ci sono più da gennaio, l'ultimo forse è stato Düsseldorf 2020, si riparte qui in Puglia con questo salone che è il salone della speranza, quella della riapertura. Diciamo, Danese, che questo salone, questa Fiera del Mare sarà dal 3 al 6 settembre a Taranto, a Molo Sant'Eligio, e quindi anticipa anche la ripresa che doveva essere con Genova, che è i primi di ottobre. Esattamente, noi cerchiamo di fare una piccola fuga in avanti, ma non voluta, era già una data stabilita in precedenza, segue quella dello scorso anno, ma la cosa importante è che questa fiera, come ho detto prima, è totalmente finanziata dalla Regione Puglia, e ad un'azienda in questo periodo proporre una partecipazione a un salone completamente gratuita, credo che sia un segnale importante. Come anche lo è a livello internazionale, la Regione Puglia parteciperà assieme a noi del distretto e alle aziende che hanno aderito al Salone di Cannes, completamente sponsorizzato anche in quel caso dalla Regione Puglia, per cui faremo uno stand, abbiamo un'area in pieno centro padiglione dove la Puglia sarà presente in maniera importante accanto al distretto della Nautica e alla Regione Puglia. Molto bene, quindi ci stava dicendo che la Regione Puglia si è mossa con delle misure varate per aiutare le imprese in questo momento di difficoltà. Le chiedo, Danese, ma le misure invece finora varate dal governo per garantire aiuto, ma soprattutto quello che le imprese a gran voce chiedono, ovvero liquidità, quindi alle imprese del settore nautico e di tutta la sua filiera, sono misure secondo lei risolutive o ci sarebbe stato altro da fare? Guardi, come sempre c'è sempre molto altro da fare. È chiaro che le misure che il governo ha emanato per la nautica, come dire, non ci siamo solo noi come comparti produttivi, per cui probabilmente hanno dovuto un po' spartire le risorse. È chiaro che al nostro comparto nautico non è che abbia giovato così tanto, voglio dire, purtroppo la situazione è quella che è. Non c'è stato ma credo che non ci poteva essere un flusso di denaro a tal punto che compensasse tutta la normale e l'ordinaria amministrazione di un'impresa. Era chiaro questa cosa, ce lo aspettavamo. Chiaro che il problema della cassa integrazione è arrivata in ritardo, in alcuni casi non pagata proprio, per noi che siamo comunque tutte mediamente piccole e medie imprese, di grandi imprese si contano sulle punte delle dita, è chiaro che è un colpo molto pesante per noi, no? E quindi magari lo abbiamo risentito ancora di più di altri comparti produttivi. Quindi alla sua domanda posso dire non sono stati sufficienti, probabilmente c'era da fare qualcosa di più, ma probabilmente dal cilindro non sempre escono i conigli, questo è il senso. Poi ci sono state le misure anti-Covid che in qualche modo penalizzano il charter nautico, che è uno delle punte di diamante del nostro settore. Ma lì o l'uno o l'altra, o la salute o il business. Da una parte la salute, quindi distanziamento a bordo più di un metro, nuclei familiari che vivono nello stesso nucleo familiare potevano andare a bordo, gente strana a bordo deve avere la sua cabina, deve stare a un metro di distanza, quindi le barche non possono più ospitare per quante persone è omologata la barca, ma bisogna capire quanti metri la barca. Sono tutte quelle misure che dal punto di vista economico è chiaro che contribuiscono ad un'ulteriore restrizione e a un'ulteriore perdita di incasso, ma dall'altra parte ci salvaguarda dalla salute. E allora da una parte ci arrabbiamo perché non possiamo lavorare come si deve,
Dall'altra parte forse facciamo un po' di prevenzione e chi lo sa qual è la soluzione giusta, lo sapremo fra qualche mese probabilmente. Questo è vero, Danese, quindi ci sta rappresentando uno scenario in cui la nautica da diporto è stata comunque, lo possiamo dire tranquillamente, messa in ginocchio. I porti pian piano, lo diceva anche lei prima, si stanno riempiendo di imbarcazioni, ma lo diceva lei pochi minuti fa, purtroppo sono ancora poche le prenotazioni per il charter di grandi imbarcazioni da diporto e yacht, perché è chiaro che spesso e volentieri è il singolo che prenota il proprio posto barca che poi va insieme ad altre persone. Danese, possiamo sperare che il prossimo mese di agosto, ormai fra qualche giorno ci entreremo, consentirà di salvare parte della stagione? Guardi, noi in Puglia siamo fortunati perché di fatto la nostra stagione è abbastanza lunga. Da quello che sento dai nostri clienti, la stagione si è spostata in sostanza. Noi siamo andati in acqua a fine giugno, primi di luglio, contrariamente alle altre stagioni dove già per maggio gli italiani erano già in acqua, non le parlo degli stranieri, dove il mercato è differente. A marzo gli stranieri sono già tutti in acqua per poi tirare su ad agosto, per dire, no, non usarlo più. Da noi è spostato, per cui immagino che la nostra stagione sia traslata. Infatti le nostre prenotazioni, sia dal punto di vista cantieristico sia dal punto di vista marine, si è spostata su ottobre-novembre. Probabilmente ci salveremo se il tempo ci accompagna, quindi quello che abbiamo perso all'inizio stagione magari lo alla fine. Noi abbiamo proposto in rete le marine, dove stiamo costruendo una strategia politico-turistica di attrazione del mercato sia estero che italiano, per poter far venire le imbarcazioni e farle sostare ancora di più nella nostra regione a prezzi assolutamente modici e abbordabili per gli armatori, proprio per consentire una maggiore permanenza in acqua durante l'inverno. Ecco, molto bene, proprio il progetto Marine di Puglia, lo ha anticipato adesso, è un progetto che è nato per valorizzare la risorsa mare della Puglia. Sappiamo che è una delle risorse veramente importanti su cui puntare per il turismo. Quindi risorsa mare, quale leva competitiva di attrazione dei circuiti internazionali del turismo, e vede nei marina e nelle aree connesse del settore della nautica delle importanti opportunità per lo sviluppo anche turistico delle città. Oggi sono ben 14 marina che fanno parte del progetto, che unisce appunto tutti i marina, da quelli più piccoli a quelli anche di dimensioni di grandi e con una maggiore ricettività. E quindi anche località, borghi marinari che sorgono sulle coste regionali aiutano appunto questo progetto marina, aiuta a promuovere il brand Puglia, intercettare anche tutta una serie di nuova fetta del mercato dei flussi diportistici, e allo stesso tempo speriamo che possa anche elevare lo standard dei servizi, perché spesso si lamenta un non adeguato servizio della nostra accoglienza della portualità turistica. Invece con questo progetto si cerca di standardizzare verso l'alto la qualità dei servizi offerti. Presidente Danese, quali sono i risultati che avete già raggiunto col progetto Marine di Puglia, che ricordiamo avete presentato anche l'anno scorso al BIT, e soprattutto quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati di raggiungere? Guardi, i risultati sono direi ottimi, perché abbiamo progettato e poi messo in atto un'attività di messa in rete dei nostri porti, come ha detto lei prima, con delle identità completamente differenti, con porti piccoli che ospitano barche fino a 7, 8, 10 metri, e marina organizzati e grandi che ospitano barche fino a 30, 40 metri. Perché questo progetto così variegato? Perché noi vogliamo un po' ospitare chiunque, non solo chi arriva dal mare, ma anche chi arriva da terra e mette la barca in acqua col carrello. A quel punto noi abbiamo tantissime location che in qualche modo hanno la possibilità di ospitare centinaia e centinaia di piccole imbarcazioni. Perché precludere quella possibilità? È per questo motivo che molti dei marina
dei porti turistici pugliesi si sono messi in rete e stiamo facendo questa politica. Abbiamo presentato il progetto già alla Pizza di Milano 2020, come ha detto lei, e adesso lo ripresenteremo a Cannes 2020 e lo ripresenteremo a Taranto e l'avremmo potuto e dovuto presentare in tutti gli altri saloni nautici che non si sono svolti durante quest'anno. Quindi ormai noi siamo partiti, abbiamo intenzione di continuare. La cosa bella è che tutti i gestori, i presidenti, gli amministratori di questa società hanno uno stesso obiettivo, è quello di incrementare le potenzialità delle location, e la cosa interessante è che noi non stiamo più pensando ai marina come un semplice posto dove ormeggiare, ma proprio una location, un'occasione di promozione territoriale a tutti gli effetti, ed è per questo che questo progetto è supportato dalla Regione Puglia e dall'assessorato al turismo e dallo sviluppo economico. Quindi diciamo che le marine diventano una vera e propria porta di accesso al turismo regionale. Esatto. Diventano le gate d'ingresso, come dicono gli inglesi, un cancello d'entrata per poter usufruire delle nostre peculiarità enogastronomiche, storiche e culturali, e da lì conosce il nostro territorio. Tante imbarcazioni arrivano nei marina e prima rimanevano ormeggiati sfruttando e usando solo i servizi del marina. Noi abbiamo integrato con i nostri colleghi del turismo territoriale delle opportunità da dare al turista di escursioni e di visite ai musei e alle cattedrali, alle chiese, alle mostre, alla partecipazione alle sagre. Come lei sa, la Puglia è una delle prime regioni famosa nel mondo per le sagre di vario tipo e di vario genere, che per un turista non pugliese o straniero è una cosa bellissima poter frequentare una sagra in maniera proprio originale, così come la viviamo noi che siamo indigeni in sostanza. Questo è vero. Danese, vedo alle sue spalle tanti trofei perché lei è ancora ed è uno sportivo ancora in attività che vanta tra l'altro anche il titolo di campione del mondo di motonautica nella classe F2. Uno dei vanti che le viene riconosciuto è l'essere riuscito a portare nella sua città, Brindisi, la motonautica internazionale, rientrando nel circuito delle prove del campionato del mondo, appunto, classe F2. Grande successo c'è stata l'edizione dell'anno scorso, dell'agosto del 2019. Quest'anno purtroppo l'emergenza Covid-19 non ha potuto permettere di replicare questa esperienza. Le chiedo, nel 2021 riuscirà a tornare in Puglia questa importante manifestazione sportiva, che allo stesso tempo è anche una grande vetrina non soltanto per la nautica ma per l'intera regione? Sì, quando abbiamo vinto il campionato del mondo nella classe Endurance vi partecipavano circa 25 nazioni, 26 nazioni. Noi siamo riusciti a organizzare una tappa del campionato del mondo dell'F2 ogni anno per 8 anni consecutivi. Questa sarebbe stata l'ottava stagione. Abbiamo annullato solo pochi giorni fa la manifestazione per i problemi Covid, chiaramente, come lei ha anticipato prima, ma la stagione del 2021 sicuramente noi ci ritorneremo a gamba tesa, perché è un'opportunità che la Puglia non può perdere. Lei si immagini che lo scorso anno c'erano 27 nazioni, hanno vinto gli Emirati Arabi per intenderci, c'erano oltre 800 atleti, un solo team italiano e oltre 60.000 spettatori nelle 3 giornate delle competizioni. Quindi un livello assolutamente mondiale, con tutte le televisioni e tutte le media che seguono questi circuiti, come la Formula 1 delle vetture o il Gran Premio di motociclismo. Per cui essere riusciti a far entrare la Puglia, la città di Brindisi in questo caso, in questo circuito mondiale, di certo non vogliamo perdere l'occasione, e quindi se perdiamo il trend perdiamo anche il treno, per intenderci. Noi insisteremo, se un pit stop che fortunatamente o sfortunatamente è stato fatto anche dagli altri campi di regata in tutto il mondo, per cui rimandiamo al 2021. Beh, un grande in bocca al lupo. Giuseppe Danese, io ringrazio la sua partecipazione al nostro approfondimento, ma soprattutto per le parole anche di speranza e di rilancio per l'economia del mare, per tutta la blue economy e per quello che rappresenta ovviamente come volano di sviluppo anche per il turismo e quindi per rilanciare l'economia del nostro paese in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo come conseguenza del lockdown, della pandemia Covid-19. E speriamo... Noi consideriamo questo momento come quando in una regata incontriamo un banco di calma piatta.
Perfetto. Ora abbiamo un campo aperto e non abbiamo vento, ma siamo sicuri che ci sarà il soffio di vento giusto che ci farà arrivare al traguardo. Ecco, lo stiamo cercando, non lo stiamo neanche aspettando, lo stiamo cercando. Ma così bisogna fare regata, l'importante è guardare lontano, verificare dove si vede un minimo. Lei è un velista, le sa queste cose. Di crespatura del mare, quindi si sa che lì inizia e quindi si può prendere il bordo giusto per navigare. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Grazie a Giuseppe Danese, di nuovo. Grazie a voi, grazie. Grazie ai nostri ascoltatori, arrivederci a tutti al prossimo incontro.